L'operazione anticamorra è scattata all'alba in due dei quartieri del centro storico di Napoli, Forcella e La Maddalena. In manette 25 persone ritenute legate al clan Mazzarella, associazione di tipo mafioso, estorsione e detenzione di armi, i reati contestati dalla Polizia di Stato e dalla Direzione Distrettuale Antimafia. L'ordinanza restrittiva, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, ha portato all'arresto, fra gli altri, di Antonietta Virenti, 64 anni, madre del boss Michele Mazzarella, nonché vedova dell'ex capoclan Vincenzo, e di un altro elemento di spicco del clan, Massimo Ferraiuolo. Per loro e per altri 19 indagati disposta la custodia cautelare in carcere, 4 le persone finite agli arresti domiciliari. Dalle indagini della squadra mobile, eseguite tra il 2018 e il 2021, è emersa un'attività estorsiva diffusa che il clan esercitava ai danni dei commercianti ambulanti attivi nel cosiddetto mercatino della Maddalena o della Duchesca. Chi non pagava o non si riforniva dal clan veniva minacciato o picchiato.